siamo qui alla Santa Marta, presentiamo la conclusione di questo progetto IA La Terza, un'opportunità formidabile direi per l'amministrazione provinciale, quella di essere qui oggi con 5 scuole della nostra provincia, scuole tecniche, siamo qui appunto a Santa Marta, un istituto alberghiero, per appunto valutare insieme i risultati di questo progetto interessante, un progetto europeo che dà modo di sviluppare appunto l'innovazione tecnologica e punta sui giovani per consentirgli di avere opportunità di crescita e di sviluppo anche occupazionale. Quindi va a lavorare sulle competenze, sulle abilità dei giovani, puntando appunto alla tecnologia, all'innovazione tecnologica. C'è molto bisogno di questo, c'è molto bisogno di idee vincenti e forse bisognerà anche mettere in discussione questa logica che negli ultimi anni ha ragionato di grandi sistemi, di grandi imprese, no? Come se fosse necessario per forza essere grandi per poter avere ricerca, sviluppo e grande innovazione. Dobbiamo rilevare che molto spesso negli ultimi anni grandi idee sono venute da piccoli laboratori in sottoscala. Se pensiamo a tutto lo sviluppo che c'è stato con internet, Facebook, Microsoft stessa, voglio dire, quindi probabilmente potrebbe essere proprio attraverso progetti come questi di innescare meccanismi forti di innovazione, di idee, di crescita, proprio cominciando con i giovani studenti del quarto e quinto anno delle scuole della nostra provincia, insieme a quelle di Ancona che appunto hanno svolto un ottimo lavoro, un'ottima collaborazione, per cui appunto l'amministrazione provinciale è ben lieta di registrare questo successo e questa conclusione ottima del progetto. Quindi auguriamo chiaramente a tutti i giovani che si sono cimentati nei laboratori, quindi anche confrontando e presentando idee interessanti su cui appunto sviluppare questi progetti, di avere successo nella loro attività futura lavorativa. Dopo più di un anno di lavoro siamo arrivati al termine del progetto IA La Terza, ovvero ICT, idee, imprese per lo sviluppo del territorio, che come dice appunto il titolo del progetto aveva l'obiettivo di promuovere il nostro territorio attraverso dare delle competenze per sviluppare delle abilità digitale e quindi poter promuovere i nostri territori, quello della provincia di Pesaro Urbino e della provincia di Ancona, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Inoltre era tutto incentrato il progetto sul sviluppo comunque delle idee, quindi idee che potessero produrre delle idee innovative, quindi anche dei prodotti proprio innovativi per lo sviluppo del nostro territorio e anche proprio produrre anche delle idee imprenditoriali. Il progetto infatti è stato diviso in due percorsi consecutivi, ma anche in certo senso potevano essere anche paralleli, che hanno coinvolto oltre 190 giovani delle due province e in una prima fase di questo progetto sono state formate delle classi nelle due province per una formazione del territorio, sul territorio, quindi per vari settori che potevano essere quindi il territorio visto da un punto di vista delle sue bellezze naturali, culturali e storiche e anche enogastronomiche.
con delle visite che i ragazzi hanno realizzato. Poi da questa fase si è passata a una fase successiva che è stata proprio la vera e propria formazione tecnologica, quindi sono state fatte delle lezioni sui vari strumenti digitali e per poter dare appunto degli strumenti ai ragazzi e poter costruire un prodotto innovativo per appunto la promozione del loro territorio. Alla fine di questo percorso, è anche integrato al percorso stesso, è stato messo a disposizione di questi giovani un laboratorio tecnologico che i giovani potevano frequentare liberamente, e durante queste ore passate in laboratorio potevano poi realizzare il prodotto tecnologico e partecipare al concorso per la migliore idea innovativa. Nel frattempo è stato anche costruito un altro percorso di introduzione all'economia sociale, che ha coinvolto anche qui giovani del territorio proveniente dall'associazionismo provinciale della provincia di Ancona e di Pesaro Urbino, e hanno fatto un percorso per appunto introdursi all'economia sociale e poter costruire proprio un'idea imprenditoriale nell'ambito del sociale. Qui sono stati prodotti oltre 11 idee imprenditoriali, quindi business plan, e anche qui hanno partecipato questi giovani ad un concorso per le migliori idee imprenditoriali. Infatti oggi nel pomeriggio premieremo sia le 3 migliori idee imprenditoriali nel campo dell'economia sociale, sia verranno premiati i migliori prodotti tecnologici innovativi che i ragazzi hanno realizzato per promuovere il territorio.